cominciamo a, veramente a sentire una certa preoccupazione per un semplice motivo, perché qui le domande cominciano a essere tante e le risposte sono sempre meno. Ed è qui che vogliamo andare a lavorare. Cosa c'è che non va in questo territorio? Beh, lo vediamo sotto gli occhi di tutti. Io penso che se si voglia affossare un territorio, in questo momento siamo sulla strada giusta per due semplici motivi. Perché si sta riempendo di profughi e io in questo senso mi chiedo cosa ci sia sotto, per un semplice motivo, perché vedo che eccetto Gradisca e Gorizia, che sono due comunità che sono a circa 10 km di distanza, in totale ne abbiamo attualmente ad oggi, anzi in questa ora, perché noi sappiamo che i numeri cambiano molto rapidamente, ne abbiamo 130 su Gorizia, nonostante sono stati portati via più di 130 stavolta, e ne abbiamo più di 400 al CAR. Pertanto comprendiamo bene che in un momento in cui la Slovenia e Slovenia ad oggi stanno giungendo circa 1800 profughi al giorno, questo territorio in particolare è sotto assedio. Non voglio immaginare cosa potrebbe accadere se dalla Slovenia a un certo punto qualcosa cambiasse e comincerassero a decluire. La regione è completamente impreparata.